grande, 1, 2, 3, il dito davanti. Riccardo, ci stanno aspettando, c'è un movimento strano, mi ha detto noi ci muoviamo da qua, non vi muovete da lì, ci devono aspettare, lo sanno che noi arriviamo, ci siamo anche ci aspettano. Indoveroso silenzio. Andiamo. Ok, ci siamo. Buongiorno a tutti. Roma, 24 ottobre 2023. Siamo davanti al MEF. Alle 11.11 era stato convocato il Ministro delle Finanze. In questo momento possiamo osservare Barbara Banco che ha preso la parola e sta conversando con alcuni facenti funzioni per riuscire ad avere questo accesso che a quanto pare è un po' più problematico rispetto alle aspettative. Per il momento riprendiamo il popolo e quindi possiamo fare una inquadratura affinché si possa verificare che la presenza del popolo c'è.
quindi restiamo in attesa che possano esserci ulteriori sviluppi. Restate in collegamento e vedremo in che modo procede questa azione, che è la richiesta dell'apertura del conto Youth Exchange. È importantissimo che si incominci a fare informazione, divulgazione di questo conto importantissimo, che è stato aperto dalla procuratrice Anna Tucci Giaraf, e praticamente è stato dal 2012 al 2023, sono ben 11 anni che si ha difficoltà a entrare nelle maglie di questo sistema finanziario, economico, bancario, affinché possa essere restituito al popolo la gratuità e quindi possa essere restituita al popolo 10 miliardi di euro. E quindi oggi segnerà, a prescindere, la storia, questo incontro, perché effettivamente abbiamo la possibilità di documentare quello che è stata l'azione del popolo Noi è, io sono, la nazione, dal 2020 al 2023. Grazie. Per fare in modo che il mondo diventi veramente vivibile per tutti, a partire dai figli di tutti noi che saranno il nostro futuro. Quindi stiamo operando per tutto, non solo per Roma, per l'Italia, ma noi stiamo operando in nome del popolo del pianeta. Quindi è una responsabilità enorme che ci siamo assunti qui, perché sappiamo tutti che in Italia c'è l'origine, la fine e quindi la riorigine del tutto, e questo è l'incarico che ci siamo assunti dalla nostra nascita, lo stiamo portando avanti, penso, con onore, trasparenza, devo dire anche responsabilità. E grazie a tutti, veramente a tutto il popolo presente qua, quelli da casa e quelli che ci seguono in Zoom. Grazie tante. Un applauso lo vorrei girare anche ai nostri amici in divisa che stanno qui a proteggere il mondo praticamente, perché saranno quelli che aiuteranno le nuove generazioni a svilupparsi in maniera più, come dire, libera, gioiosa, felice, perché è questo che vogliamo tutti, e tutti vogliamo che i nostri figli vivano in un pianeta di pace, di natura, senza tutto quello che invece purtroppo abbiamo subito fino adesso. Siamo nel cambiamento, siamo nella nuova governance, e questa è la dimostrazione di tante anime che hanno compreso la forza e l'energia del nuovo mondo che si sta sviluppando in ogni parte e di cui noi siamo una rappresentanza potente, perché le nostre energie sono forti, ma soprattutto in pace, amore e armonia. Che sia ben chiaro, noi siamo in totale pace. Le nostre armi, la nostra arma è l'amore per tutto e per tutti, chiaro? Anche per loro che stanno qui per stare, soprattutto in questo momento, soprattutto per voi che siete grandi, siete il futuro. Allora, buongiorno, vorrei inquadrarsi il popolo perché è lui il protagonista. Siamo live con una Zoom pubblica sui nostri canali e siamo qui semplicemente perché abbiamo chiesto una convocazione ad udienza al facente funzione ministro, che ci deve spiegazioni sul nostro bond, sul nostro atto di nascita, su quello che ci fanno sui mercati internazionali e soprattutto aprire l'IUV Exchange, l'accesso diretto al valore per tutti. Finalmente è finita la povertà. A dopo. No,
chi è? Ma chi è? Ma chi è? Allora aspetta che ci autoriprendiamo in questo giorno storico, allora, qui Anna. In pace, amore, armonia, in totale verità, integrità e onore. È davvero una grande emozione essere qui col popolo e ringrazio tutti coloro che online ci stanno sostenendo, perché l'energia vibrante è proprio tangibile, si può toccare. Non abbiamo, non è un diritto, è un privilegio. È un privilegio il lavoro. È un privilegio il lavoro, non è un diritto. Se l'articolo 1 dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, allora perché ce l'hanno levato durante 5 anni il lavoro? Perché non hanno fatto lavorare la gente? Non era un diritto, è un privilegio. Non è forse la sua. Beh, ci sono militari, sanitari, scuola, militari, uguale. Veniamo a cercare, esempio, non vi presentate perché non è autorizzato. E questa, una e questo è il meccanismo delle. Che avevano una piazza di un cantiere, ok? Buon gruppo, così via. Ma lo so che per la sicurezza, è chiaro che quella è chiaro. Ma poi Barbara, cioè, diciamo tutto il mondo, in realtà sono tutti i testimoni notari. Lei adesso stare sulle palle, comincia a parlare alle persone, alle persone che fanno, la gente si avvicina, io l'attenzione, oltre che degli miei, che degli altri. C'è poco da fare. Puoi vedere adesso non so quanti sarebbe. Non ce lo sogniamo nemmeno. Volo alla mostra. Non esiste proprio. Per questo ho fatto questo esempio. Ma non perché sono stati tacitati, cioè nel senso non è tutti che non possono parlare. È proprio perché per esercitare un diritto c'è bisogno di parlare. Noi ci comprendiamo perché riusciamo a sentirci. Riusciamo a guardarci negli occhi, riusciamo a trovare quel momento di contatto al di là di quelle che sono poi le opinioni, cioè al di là di quelle che poi possono essere i presupposti. Le inquadrature che abbiamo, che sono il nostro percorso, individuo molto vista dall'altra parte. So come poi sono gli anni. E per questo, proprio perché sappiamo che non c'è bisogno di fare cose che non servono, questo è il risultato. Stanno tutti a una distanza anche dalla sbarra, per dire, proprio perché non vogliamo neanche dare l'idea che siamo lì per. Abbiamo fatto una convocazione. Dobbiamo soltanto far sapere. Oltretutto c'è la convocazione. Adienza. Infatti, ecco, noi siamo qui, quelli che sono, diciamo, che abbiamo così spontaneamente eletto come rappresentanti di questo. Via, tutti loro sono che stanno qui. Sono solo testimoni. La testimonianza è popolare, solare, bandiere, quant'altro. Noi ce l'abbiamo proprio le bandiere. Ma la nazione ce la deve avere le bandiere. Non l'abbiamo lasciata a casa, ecco. No, non ce l'abbiamo proprio. Marco Bignozzi, uno del popolo per il popolo. Come ti senti? Anime belle, intanto buongiorno. Bene, siamo qui esercitando un diritto in maniera molto spontanea, naturale. In maniera armonica, come diciamo è il nostro stile, senza forzare, lasciamo agire all'interno e lasciamo che avvenga quello che deve avvenire. Puoi aggiornarci sugli ultimi sviluppi? Gli ultimi sviluppi stiamo finendo di informare, ma in quanto l'avevamo già fatto però nei giorni precedenti, prima di recarci qui al MEF. E adesso stanno riscontrando appunto
che avevamo comunque dato anche comunicazione, stavamo informando, perché noi facciamo le cose sempre nella trasparenza, con una PEC, con le PEC, dunque tutta la posta certificata, che ci saremmo recati qui al MEF. C'era stata la convocazione, la comunque convocazione del ministro, e stiamo attendendo che possa aprirci le porte, possiamo dire così? Le porte etericamente sono già spalancate, cioè in realtà non esistono neanche più le porte. Diciamo, stiamo aspettando che si armonizzino quello che già è avvenuto rispetto a quello che deve ancora manifestarsi in maniera fisica. Grazie. Grazie a te e grazie a noi. Purtroppo non hanno dato nessun riscontro, quindi non hanno intenzione. Non hanno trovato nessun riscontro? Non mi stanno dando riscontro, perciò non ci sarà un modo di vedere il signor ministro in giornata. Allora, purtroppo è quello che io... Pubblici ufficiali? Sì. Pubblici ufficiali? Sì. Allora, c'è una convocazione ad udienza dal popolo per una sentenza del popolo, che sapete benissimo che è scritta dietro a tutti i tribunali, in nome del popolo non fanno più niente, il popolo agisce di sua spontanea volontà. Mi deve fare una cortesia a questo punto. Adesso qui noi lo solleviamo dall'incarico e voi come pubblici ufficiali lo sollevate dall'incarico. Allora, io non ho questo potere di sollevare. Ce l'ha, glielo sta dando il popolo. In questo momento glielo sta dando il popolo. Con tanto di ordine di arresto internazionale. Sa bene che io, in quanto pubblico ufficiale, rispondo alla mia amministrazione. È un'amministrazione è istituita dalle istituzioni costituzionali, quindi le forze dell'ordine, le forze armate. Lei ha compreso che non è una repubblica ma è un'azienda di diritto privato? Lei sta dicendo che lavora per un'azienda di diritto privato? Purtroppo diciamo, è una convinzione che... Attenzione, no, non è discutibile, scusi. Stiamo parlando di depositi. Sono non di stato arruolato, sono all'interno di un'amministrazione che fa parte delle forze dell'ordine che sono previste dalla Costituzione italiana. Quindi non è un'amministrazione privata, sì. Non è un'azienda. Io le sto dicendo che è un'azienda privata, glielo stiamo dicendo con le prove. Adesso lei da pubblico ufficiale non deve indagare su una cosa del genere. E quindi come pubblico ufficiale davanti a pubblici ufficiali sta dicendo che non stai seguendo il suo compito. Il suo lavoro, quello per cui è pagato, giusto? Purtroppo non ho nessun potere di sollevare nessuno. Glielo sta dando il popolo. Il problema è che io non ho nessun vincolo con il popolo, io personalmente. Quindi... è questo il problema. Che voi avete il giuramento a chi lo fate? Alla Repubblica Italiana. Ah, quindi alla Corporazione di Diritto Privato? Non è, no. Con un C. Sì, un che lo è. È scritto alla SE. Come no? Scusi, come non lo è? Guardi, che manco tanto difficile dimostrarglielo. Registro pubblico. Guarda, io vado direttamente come Italy Republic of. Glielo sto facendo davanti, Security Exchange Commission. Apri, grazie. Adesso dovrà confutare. Adesso me lo deve confutare. Davanti a pubblici ufficiali gli abbiamo fatto un piccolo affidabile. Può registrare? Vabbè. Basta, anche lei dovrebbe guardare, perché forse lo sa già, vero? No, allora, lui lo sa già. La questione è che purtroppo non posso fare di più di questo. La domanda è se può computare quello che gli abbiamo fatto vedere. Ma non so che cos'è. Come? Washington DC. Allora, qui è firmata... Questa ve la descrive, descrive l'azienda Italy Republic of, con tutto, la bandiera sta dentro la Italy Republic of, dentro la SEC, la bandiera sta dentro la SEC, così come le vostre forze dell'ordine, volete vedere che sono aziende le vostre? Sì, avete un DUNS number, questo è confermato. Andiamo a fare davanti a loro, no? E poi loro hanno avuto la sfida da confutare da parte del popolo e non hanno mai risposto, perché se loro dicono che questo è falso e non è vero, lo confutano, perché non l'hanno confutato? Silenzio assente, è passato. Senso, o forse perché no, forse stiamo dicendo la verità, perché lì ci sono le prove, davanti alle prove non si può mentire. Assolutamente. E la menzogna in qualsiasi legislazione è punita, qualsiasi. Anche quella italiana, no?
cerchiamo la questura prima, poi la finanza. Lei è della finanza, sì. Giusto? Allora, se la sua forza dell'ordine è della finanza, allora c'è un problema, cioè, e qui dentro c'è un problema, giusto? Lei lavora per un'azienda, giusto? No, lavoro per un'amministrazione pubblica. Perfetto. Pseudo pubblica. È nella SEC. Glielo dimostriamo subito. Sì, però c'è una legge istitutiva. Quale? E ci sono tutte le leggi. Anche le aziende hanno delle leggi istitutive. No. Sì, sì. Sono degli statuti privati. Esatto, come la Costituzione italiana. Scusa, mi aiuti a cercarlo, tu che sei più veloce. Vado col mio. Vai. Eccolo. Questo qua fa tutto uno studio di avvocati, quindi l'abbiamo approfondito molto bene. Ah, sì, lo puoi dire forte. Rifacciamoci all'articolo delle loro leggi, che quando uno Stato non riconosce un popolo autodeterminato, automaticamente perde la sua sovranità. Quindi il ministro fa... Polizia. Se fosse in onore... Dipartimento di Polizia di Stato, Scuola Allievi, Agenti di Polizia di Stato, Dipartimento Polizia di Stato, Autocentro Polizia di Stato Messina, Centro Addestramento Polizia di Modena, Fondo di Assistenza del Personale della Polizia di Stato, tutte aziende. Andiamo a forza di cose, poi sì. Gestisce con il fondo denaro, certo. Quindi... ma non è un'azienda, no, è amministrazione azienda. Pubblica mi ha detto, no, e allora fondo di assistenza, sì, ma gli allievi sottufficiali, mi scusi, quello pure dovrebbe essere un'azienda di San Vitale, i comandi legione sono tutto il ciclo. Andiamo con la Guardia di Finanza. Eccolo qua. Comando generale della Guardia di Finanza. Come la mettiamo sta cosa? Può andare, può scorrere, eh? Ci sono anche tutti i centri vari eventuali. Questo è il DUNS number, vuol dire che è un'azienda. Può computare, ha un codice fiscale chiaramente, perché gestisce anche dei fondi e deve essere individuabile. Cioè io non è che oggi posso fondare un'amministrazione e dire che si chiama esattamente come la Guardia di Finanza. Se è un'azienda c'è un profitto, mi scusi. No, se è una pubblica amministrazione non c'è nessun profitto. Il profitto è anche un valore aggiunto che non è per forza di cose monetarie. Il valore aggiunto che danno le aziende pubbliche è anche il servizio che rendono alla parte. Allora mi scusi, se c'è un profitto, questo profitto va al popolo. Certo. E dov'è questo profitto? Il profitto è la sicurezza che noi produciamo tutti i giorni. Quello non è un profitto, quello è il servizio. Non è un profitto, infatti. Quello è il servizio, non è un profitto. Il profitto è valore. Bravissimo. Bravissimo. Fino a che è valore, allora parliamo la stessa lingua. Se parliamo di valuta, parliamo di aziende private. Chiaro, la gestione della valuta è una funzione che viene data dallo Stato a queste organizzazioni al suo posto. Quindi, scusi, andiamo a guardare il Ministero del Tesoro. L'ente pubblico gestisce denaro pubblico. Ah, no, mi scusi, la Banca d'Italia non è pubblica, è privata. Abbia pazienza, non ci raccontiamo le cose. La Banca d'Italia è stata privatizzata. Allora, di che cosa stiamo parlando? Le scuole sono private. Le aziende sanitarie locali, azienda. Le scuole però gestiscono, sono aziende pubbliche. Ah, sono pubbliche, allora non dovrebbero fare profitto, giusto? Ma lo fanno generando valore. Ma... Generando valore, è l'istruzione in quel caso, che è la sanità. No, la sanità. Cerchiamo il Ministero di Economia e Finanze? Non ho bisogno di cercare altro. Perché lo sa benissimo di che cosa sto parlando. Io ho capito benissimo. Non ha capito, lo sa di che cosa sta parlando. Stiamo parlando. Il problema è che purtroppo non posso farle avere udienza con il signor ministro. Non mi dà un'udienza, è una convocazione. Quello che è convocato ad udienza. Purtroppo non si può fare, perché non è assolutamente possibile. Mi è stato anche detto dai suoi organi di Stato che non si può oggi incontrare il signor ministro. Oggi? Dobbiamo tornare domani? Non c'è. Dobbiamo tornare anche dopo domani? E anche dopo domani? Ma loro ci hanno da fare. Ci abbiamo da fare tutti. Appunto, anche noi ci abbiamo da fare. Ci abbiamo da mettere a posto un casino? Il casino parte da qui. Mi spiace, non credo che ci troverà tanto tranquilli nell'andare e no, non tornare. Lo capisco benissimo, cerchiamo tutti di convivere pacificamente. No, questa non,
Non cerchiamo tutti di convivere pacificamente. No, ma non stiamo parlando di pacificamente, stiamo parlando di schiavitù. Non c'è l'articolo 600 che dice che la schiavitù non... Sai che non ci fanno fare denunce per questo? Dice non è, cioè, è stata abolita la schiavitù. Noi abbiamo le prove che non è così. Cosa fa? Indaga adesso? Ma il caporalato esiste. Che cosa significa? Il caporalato è un reato. Il caporalato oggi in Italia quello può essere militare. Nel servizio militare il caporalato, che ci dice? Stiamo parlando di riduzione di schiavitù su mercati internazionali, stiamo parlando di compravendita di merce che si chiama uomini, bambini, stiamo parlando di adrenocromo, stiamo parlando di mangiarseli i bambini. Non so se le sa queste cose. Sì, che le sa. Ne ho sentito parlare. Bene, allora che cosa fa? Da uomo vivo che cosa fate? Scusate. Va bene così? Giusto. Siccome ne ho sentito parlare da un'altra parte, allora non mi guarda, giusto? Noi torneremo miliardi di volte, qui non ci spostiamo da qua. Pacifici, tranquilli come adesso, vi teniamo qua tutto il giorno, mi dispiace di farvi perdere tempo. Non è il lavoro, non parliamo mai di perdere di tempo. Comunque, sappi, non ti ha confutato niente. Però. Niente è confutato, niente. Perché la verità non può confutarla. Stavo dicendo fare un brutto momento a questo lavoro. Lo so, ma pensa quando ti portano via le case. Sì, d'accordo. Con la finanza, i carabinieri, i vigili. Non siamo dipendenti statali. Di un'azienda privata. Ma non possiamo essere empatici per ogni cosa. Noi andiamo alle manifestazioni pro palestina, andiamo alle manifestazioni degli studenti, andiamo con gli ultras, andiamo con tutti. Ogni volta noi dobbiamo parlare con voi perché siamo un popolo democratico e noi cerchiamo sempre di evitare qualunque tipo di conflitto. Ma non possiamo essere empatici, non può pensare di convincerci. Ma lui lo sa, non stiamo parlando di empatia, lui lo sa benissimo. Come noi siamo proprio gli ultimi. E allora che cosa, secondo te? Quello non mi ricordo come ti chiami. Luca. Siamo pure tutti Luca si chiamano. La domanda è falso, No, io ci credo, perché ti chiamano Luca. Non può pretendere che noi siamo empatici o che vi scopriamo. Allora, posso chiedervi una cosa? Che cosa dobbiamo fare secondo voi? Protestare come state facendo. No, non stiamo protestando. Comunque abbiamo una sentenza. Delle manifestazioni che poi dobbiamo chiedere il permesso alla Italy Republic Coffee per fare le manifestazioni. Ma non esiste. No, voi non chiedete permesso, voi preavvisate. Come abbiamo fatto? Esatto. Okay. Sì. Però voi come ci considerate vedete? Una manifestazione? Ma giusto, Luca? Questa è dammi del tu, è però, che cioè, lei è un profumo, è andata ma per noi è una manifestazione di idee, ci sono le manifestazioni sportive. Ma la mia domanda poi, è: ci stare la sostanza? Lascia stare la sostanza. A chi devo denunciare io questo abuso? Non a voi che siete la guardia. Tutto il giorno, voi state qui fino alle 8. Ma allora a chi lo dobbiamo fare? Fate capire. Però no, non siamo allora i tribunali sono collusi. Ma sì, ma non siamo. Non so di diritto, so di fatto. Noi non possiamo neanche manifestare una simpatia per le vostre idee. Non possiamo manifestare. Perché sennò perdete il lavoro. No, non possiamo farlo ogni volta che facciamo una manifestazione. Saremo dei pazzi se ogni volta che facciamo una manifestazione. Allora il punto è. Sì, ma voi interparte cosa significa? Significa che voi nell'esercizio della vostra funzione di pubblici ufficiali, voi se vedete un reato dovete intervenire. Grazie. E allora perché non formalizzato? Adesso lasciamo stare. Quante denunce vuoi, Luca? Ma alle procure, alle questure. Sì, non è che io non ti posso arrestare perché. Non mi puoi arrestare, non ho fatto niente. Non sono conformi, no, assolutamente. Ma non è un'idea, io ti sto portando le prove. Sì, d'accordo, ma vanno presentate nelle dove? Sedi competenti. Cioè, tipo qua. Ah, e gliele abbiamo portate. Non a questo non è un ragazzo, è un uomo. Sì, ma noi gliele abbiamo già date le prove. Sì, questi dal 2020. Noi che possiamo risolvere il vostro problema, noi siamo qui con voi tutto il tempo. Okay. Se viene qualcuno a rompervi le scatole, state a vedere con noi, perché voi state legittimamente manifestando una vostra idea. No. Le vostre verità. Ma non sono le nostre, sono anche le tue. Sì, sono le tue. Ma non puoi pretendere empatia o condizionamento. Ma io la vedo già empatia, quindi non è che la pretendo, la vedo, se non c'è. Non è ufficiale. La motivazione c'è da fare stamattina? No, dicevo la motivazione. Di cosa? Della non convocazione. Cioè, se io sono convocato ad udienza e non mi presento, io devo dare le motivazioni della mia non presenza. Dove stanno le motivazioni? Verrà disposto di averlo, qualsiasi cosa. Non lo so.
io posso dire che cosa farei io, siccome non dicelo. Io le risponderei, lei mi manda la vecchia, io risponderei alla sua vecchia. Perfetto, con le motivazioni del fatto che non sei presente, giusto? Ok. E perché lui non lo fa? Non posso decidere degli altri. Probabilmente non lo fa. Hai ragione pure per questo. Hai ragione anche di questo. Quindi secondo te che dovremmo fare? Fare un'altra PEC, prendere un altro appuntamento, ripeto, o un appuntamento stavolta. Io tanti discorsi che lei ha fatto, io sono ignorante, quindi non mi esprimo su quello, non sto giudicando se lei ha ragione o torto, non le posso rispondere perché sono ignorante. Okay. Però sicuramente lei, invece di chiedere a me, già saprà qual è l'ulteriore passo da fare. Siamo qui perché non ci sono ulteriori passi da fare. E io sarò qui se lei chiederà di venire nuovamente qui. Che le devo dire? Io così le posso rispondere. Questo diventa... Allora la prossima volta non lo diciamo per niente di essere qui, come abbiamo fatto giovedì scorso, ci presentiamo e ci mettiamo dentro ad aspettare che ci fanno salire. Dobbiamo fare così? Non è responsabile di protezione. Lei ha un seguito di persone però. No, io non ho nessun seguito, questo è un popolo. Siamo tutti insieme. Questo è un popolo, non c'è un seguito di persone. Io so, so la verità e c'ero. E nessuno lo mette in dubbio. Quindi stiamo giudicando le sue idee. Sì, ma mi stai parlando di idee, non sono idee, ti sto dicendo che sono documenti. Sono idee, perché io non sono ignorante mai. Perfetto, non posso... okay, ti informerai, Sebastian? Mi informerò, sono curioso. Ci entrerai dentro la SEC e andrai a guardare se ci sono tutti i 70 documenti di deposito? Sì. Grazie, questo è già tanta roba, questo è già tanta roba. Quando l'avrai scoperto che non so pensieri, non sono idee, cosa farai? Intanto leggo, poi vediamo. No, ma domanda, è una domanda a lungo termine, cosa farai quando scoprirai questo? Non so se, cioè, leggerò, ok, capirò, oppure penserò di capire se è giusta una cosa o sbagliata l'altra. Ok. Poi deciderò in cuor mio. Ok. Non le posso dire adesso senza sapere di che cosa sto leggendo, cosa deciderò. Ok, c'è un tuo collega che l'ha fatto già prima di te. Quindi però vede, lei mi vuole portare a pensare che io devo pensare come il collega. No. Sì, però questo mi sta chiedendo. Sta dicendo che c'è un collega, l'ha fatto prima di te. E io per me, io le ho detto, leggerò e poi ragionerò con la mia testa e penserò a quello che è giusto e sbagliato. Cioè più di quello questo vedete. Lui è con loro? Sì, lui, sono lui, tutti. Tutti insieme voi, no? Sì. No, per i military order, così magari si dava anche a lui. Ma ce l'hanno tutte in PEC, no, no. Direttamente al comando, e ce l'hanno i comandanti in capo sopra. Facenti funzioni. Sentiamo il popolo che dice. Sentiamo il popolo che dice. Il ministro è impegnato. C'ha da fare. Tanto che non ha ricevuto neanche la convocazione, l'hanno ricevuta la questura, l'ha ricevuto tutto il mondo meno che lui. Che decidiamo? Glielo comunico subito, immediatamente. Aspettiamo, c'è il popolo. Direi che io lo destituirei immediatamente sul luogo. Destituito. Diamogli un tempo, 30 minuti. Pezzo di carta? C'è tutto. Carta bianca. Carta bianca veramente. Ci avete un foglio di carta intestata? Quattro bianca. Sì, io ce l'ho. Qui c'è questa. Qui c'è questa rimasta bianca, però mi sembra un po'. No. Claudia. Grazie l'hanno. Ma nemmeno la busta che avete lasciato. Andiamo a prendere qua in sala. Come non l'ha ricevuta? Ma quello della Guardia di Finanza ha detto che l'ha ricevuta e gliel'ha portata lui. Quindi più di così. Scusi, come vedete. Erano quelli che erano come la IEM, la riconciliazione, era venuto il giallo, però mi sa che ho preso solo i miei, quelli sbagliati qua che c'era il giallo, mi servivano così bene. È qua Barbara, eccola. Cosa le voglio insomma? Allora, Susan, se mi lasci il microfono, ragazzi, lasciatemi il microfono aperto che sono qua con Barbara. Sì, brava, grazie Cri, sono qua con Barbara. Stiamo facendo una disposizione dal popolo, Barbara la sta scrivendo a mano. Poi dopo la presentazione,
Barbara ci ha comunicato che il ministro al momento è impegnato. Silenzio, per favore. Silenzio. Il Presidente del Consiglio. Sì. Si chiama Maria Franca. Allora si deve notificare a lui. Esatto, in delega del Ministro sì, esatto. Presidente del Consiglio, presente funzioni. Ha visto mai cambiarsi un'opera. Il Presidente della Repubblica. Scusa. Ti passare Anna. Diceva Luigi Zaccaro anche la sospensione dalla carica del ministro, Destituito. Sì, anche destituito, e se non scende il viceministro anche lui. Ma anche dei presidenti. Sedicente, sì. La firmiamo tutti o la firmiamo così online e metto semplicemente noi e io sono One People la Nazione? Fammela firmarlo. Il popolo. Firma in presenza. Da, ovviamente da un motivo. In presenza. Sì, certo. Ricevuto. Dove sono? Chi è che ha le ore? Io lo firmo da Donna Vila. Mi date un tampone per favore? Prego. Metti anche l'orario, no? Lo metti, allora metti, aspetta. Alle 12:50. Stiamo facendo l'evento. Buon lavoro. Mi potete tenere così? Sì, scusa. Prima che finiamo il giro. No, abbiamo licenziato anche il Presidente della Repubblica e il Consiglio, il Presidente del Consiglio, tutti e tre. E il Vice Ministro se non scende pure lui. Cacchio. Il popolo si è appena insediato. Ma loro lo sanno. Se lo sanno. Ma molto bene. Dai, dire che nella SEC non siamo privati è un azzardo molto... Aspetta. Mi scusi, lei è in delega del Ministro, giusto? Non è in delega del Ministro? Io sono un finanziario. Ok, lo so, non ce l'ho con lei, deve essere chiaro che non ce l'ho con lei. Anche io ce l'ho con lei. Perfetto, quindi questo è già tanto. Quindi un delegato, per favore, gli dobbiamo... Ministro. Sì, perché gli dobbiamo consegnare una notifica adesso, subito, immediatamente. Ma non c'è nessun delegato in questo momento. Come la volta scorsa non c'è nessuno. No. L'ufficio relazioni con il
Pubblico? Guardi, c'è l'aperto, voi potete notificare gli atti anche. No, in presenza a questo punto, noi siamo in presenza e in presenza notifichiamo. Ma io non vi posso dare nessuna persona perché in questo momento che sto cercando in giro. Nessuno vuole, nessuno ritiene di scendere, quindi la scala gerarchica, quando manca il più alto in grado, non assume colui che è subito sotto. Come no? Ma militare lui, eh? Perché c'è dedicato? Perdonami Luca, la PEC che noi... Sì, ma questo è quello che è successo. La PEC non ha sortito nessun effetto come sempre. E è per questo che siamo in presenza. Anche per questo. Quindi, quante denunce vuole in tribunale? Le faccio vedere, quante ne vuole? So, appunto. Sa che cosa succede? La giustizia al suo corso. Ma quale giustizia? Nel momento in cui lei ritiene che ha fatto una denuncia e non è stata, o una notifica non è stata correttamente eseguita, ci sono i tribunali per questo. La vede la conflitto di interesse? Lo vede il conflitto di interesse? Se io sono il ladro e tu mi vieni a dire di accusarmi, io mi posso accusare secondo te? Non capisco il suo discorso. I tribunali sono non di diritto, di fatto, sono anche tribunali. Tribunali internazionali. Allora, anche la Corte di Giustizia Europea. È tutto precluso e pignorato. Tutti sono tutti insieme a fare festa, mentre noi qui in strada. Noi qui in strada stiamo discutendo del nulla. Del nulla. Io non posso farle scendere nessuno. Allora la consegno a lei. No, la posso prendere. La consegno dentro allora. La consegno pubblico ufficiale però. Sì, non può dire di no al altrimenti fa reato. Se io le notifico pubblicamente a un pubblico ufficiale c'è reato di abuso di potere. No, in presenza, sue proprie mani. Sue proprie mani. Abuso di potere poi. Lui ancora. Allora prendetevi uno di voi. Uno di voi. Allora uno di voi si prende il compito di portarglielo. Ma io per questo dicevo la PEC, ma non l'ho detto perché... La PEC è quello con cui abbiamo preso l'appuntamento. Sì, no, ma io non l'ho segnalata. E allora perché non è qui? Convocato in presenza. È la volontà questa, quella di non ricevere questo gruppo. Tanto se non farà... Ah, ok. E quindi giustamente destituito. Ho chiesto un'informazione ai suoi collaboratori se lui volesse scendere. Non c'è modo. Questo è. Io porto questo messaggio. Beh, allora semplicemente saliamo noi. Non si può. Perché no? Perché noi siamo qui per questo. E la motivazione qual è? Perché non c'è la volontà di ricevere. Qual è la volontà di ricevere? Non lo so qual è la motivazione. Ma non ci può essere la volontà di riceverci. È chiaro. Perché sanno benissimo che cosa diciamo e che cosa portiamo. Ma il punto è che è una convocazione d'udienza, non è una richiesta per cortesia. Questo io penso che lui dovesse andare avanti con cose formali. Luca, senza coinvolgere Luca. Lui, nel senso che noi non possiamo essere. Allora, la prossima volta non vi avvisiamo. No, perché poi se. No, siete non vi avvisiamo. Siete passibili denuncia ai sensi dello Stato che voi non riconoscete. Però la denuncia la dobbiamo fare per forza. Poi non è detto, nel senso che noi non è che tutte le manifestazioni non autorizzate procediamo alla denuncia. Assolutamente. Spesso e volentieri quelle manifestazioni non autorizzate, proprio perché c'è questo contatto non empatico. Noi non siamo d'accordo con voi o siamo contro di voi. Sì. Semplicemente è normale, siamo una democrazia. Non c'è stata la preavviso, eccetera. Ci mettiamo d'accordo e diciamo, vabbè, non più di mezz'ora, non più di un'ora, non potete superare le 200 unità perché magari bloccate il traffico. Ma le manifestazioni autorizzate si fanno regolarmente, a meno che il dirigente, l'ordine pubblico decida di sciogliere la manifestazione. E in quel caso, se non viene sciolta la manifestazione, c'è la denuncia del vecchio Stato. Però noi siamo semplicemente dipendenti, lo so, che fanno il loro lavoro. E lo fanno con voi, lo fanno con gli ultras, lo fanno con tutti quelli che capita. Lo sappiamo. E non possiamo in nessun infatti modo non ce l'abbiamo contro o con gli uomini a favore. Questo io l'ho capito. Antipatia, perché ci sono pure quelli che ci stanno sul cazzo. Questo. Scusate se vi interrompo. Noi abbiamo adesso autografato e timbrato un documento fatto in posta e vorremmo farlo arrivare dentro. Ok. Come abbiamo fatto l'altra volta? Dobbiamo andare alla Postarella. Andiamo alla Postarella. Ci accompagnate alla Postarella? Noi siamo in pausa, ma se ne dovete aspettare. Veramente? Pausa pure noi torniamo con il Con fino a che ora è aperta la Postarella? Ci sarà qualcuno che non è in pausa però, no? Mamma mia, stiamo parlando però, cacchio. Mamma mia, sta sempre carica a fare le cose.
Andiamo Anna, sì. Adesso si va probabilmente a consegnare. Mettiamo dentro i fogli, non è che c'è niente, giusto dentro. Sì, lo so tesoro, ma è 13, 13, no. Scusate. Sì, di ottobre, eh? Piazza del debito pubblico. Sembra un caso. Ok, grazie. Arrivederci. Sono tutti provati. Tutti provati. Sono tutti molto provati. Abbiamo consegnato e abbiamo fotografato con il mio Universal Pass il plico, ci hanno messo un timbro sopra per andiamo, tranquillo che andiamo. Per avvenuta ricezione e per avvenuto controllo che non c'era niente di pericoloso dentro. Insomma, è relativo se c'è qualcosa di pericoloso dentro. Diversamente pericoloso. E dicevamo prima col facente funzione che sarebbe carino stasera controllare l'indice Nasdaq. Ah, ecco. Fatevi un giretto sulle borse, vediamo che è successo stasera. A Milano a Tokyo. New York. Cari, questi momenti, questi atti, sono atti non solo giuridici, ma sono atti anche magici. Quindi penso che il popolo sia tutto soddisfatto anche oggi, vero? Sì, siamo soddisfatti? Dopo la protocollazione ci può dire sicuramente qualcosa di più di quello che è la sensazione. Dopo la protocollazione ufficiale del documento che dispone la disposizione del potere economico finanziario e che quindi diciamo adesso... che oggi sancisce il crollo finanziario. Appena saremo nella mia diciamo percezione, ma che meraviglia, che Coanna io mi sento proprio, nella mia percezione troveremo, visto che c'è già il mio numero di telefono, lo conoscono anche bene da molti anni, riceveremo una comunicazione più intima, più intima. Direi che oggi è un'altra pietra miliare della nuova governance. Assolutamente sì. Perché dopo l'apertura del 12 giorni fa, con la presenza massiccia del popolo di oggi, esatto, penso che nessuno può dire che il popolo non esiste. Ah no, guarda lì là che meraviglia. Guarda lì là, esatto. Il popolo che è in silenzio più o meno in attesa del successo comunque di oggi. È un successo anche perché guardate che cosa è successo. Vedete i funzionari del Ministero delle Finanze che nella loro possibilità hanno aiutato il popolo a portare avanti la procedura. Erano qui a protezione, così. Esatto, anche i finanzieri in divisa ovviamente erano in protezione del popolo, tranquilli e sereni. Ci sono alternati, ci sono stati anche abbracci e quindi che dire di più, una giornata bellissima, positiva, bellissima, sì. Ringraziamo veramente i funzionari del Ministero delle Finanze per quello che hanno potuto fare fino ad oggi. Che hanno potuto fare. Potuto fare fino ad oggi, sicuramente la prossima volta faranno ancora di più, del loro meglio. Sicuramente non sarà l'ultima volta che ci vedono, non è l'ultima volta che ci vedono. Sicuramente il popolo è pronto per accoglierli, per operare, per il bene supremo del popolo del pianeta. Quindi, alla prossima. Mi fare una domanda, il fatto che sia stato destituito il ministro. Ministro, il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica. Quindi con
questa restituzione, che valore ha ciò che faranno da oggi in poi? Ma il valore che hanno è quello che hanno dal 2013, concussione, collusione, abuso di potere, eccetera, eccetera. Solo che le leggi universali sono in funzione adesso, quindi non è più tempo, ora è il tempo, vedremo che succede nei prossimi giorni. Nelle prossime ore. Grazie Barbara. Grazie Anna. Da stasera. Sì, infatti, io lo guarderei. Così magari ci rendiamo conto che non è una passeggiata di salute, quello che hanno fatto oggi. Ma fammi vedere queste persone chi sono, fammi vedere che pensano, che vogliono, che dicono. Quindi c'è stata la pulce nell'orecchio, ma certo, comunque viene quindi stato confermato il fatto che è privato. Eccolo. Il fatto che state qua, no, una volta che siete comunque è privato. La nave. Un'altra braccia. Guarda qua, qua si apre un mondo. Beh, scusa. Si apre un mondo. Grazie. Vincenzo. A presto. Vincenzo. Arrivederci, a presto. Luca. Grazie. Arrivederci. 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 A lei. Arrivederci. Grazie. Posso stringerle la mano? Come no? Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Oh. Buona giornata. Luca. Brava, ci cercavo. Grazie. Buona giornata. Buona giornata a voi. Arrivederci, arrivederci. Grazie. Lui abbraccia. Tu abbracci? No, basta, no, 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 non basta più. Non può.